Oggi siamo qui con Nacho in quanto il suo veterinario curante ha richiesto una specifica consulenza nutrizionale proprio perché è stata riscontrata una patologia cardiaca cronica che richiederà la somministrazione di una terapia medica per tutta la vita di Nacho e quindi attraverso l'alimentazione possiamo andare a bilanciare determinati nutrienti proprio a supporto della sua terapia. Tra questi è fondamentale andare a citare un aumentato apporto di magnesio e potassio, poiché questi possono essere persi ed eliminati a causa proprio di questi farmaci che vengono somministrati, e al contrario un ridotto apporto di sodio e di cloro, poiché Nacho perde progressivamente quella che è la capacità di eliminarli attraverso le urine. Un altro aspetto da tenere in considerazione proprio per il lungo termine di questa terapia è il fatto di andare a evitare la perdita di peso, che è tipica delle patologie cardiache croniche. Quindi andando a somministrare degli omega 3 si può andare a supportare questo aspetto. Altri fattori nutrizionali chiave sono la taurina e l'L-carnitina. In commercio esistono diversi prodotti dietetici che sono formulati proprio per il particolare fine nutrizionale del supporto all'insufficienza cardiaca cronica e che sono caratterizzati da questo ridotto apporto di sodio, aumentato di omega 3, L-carnitina e taurina.